posto. Tu, Giulia, tutto a posto, bene, tutto bene. Come è andata la settimana? Bene, bene, tu che hai fatto? Aspetta, solite, sì, cose, sì, solite cose. Sono gasatissimo oggi. Oggi sarà una di quelle puntate. Davvero, veramente. Ma perché non avete idea dell'ospite oggi? L'età è di 22 anni, nonostante abbia già la testa completamente bianca. Segni particolari, riuscirebbe a suonarvi per Elisa addirittura con il campanello. Quindi, è vero, detto confermo. Ciò, non so se avete idea più o meno di chi possa essere, però vediamo il video identificativo. Vediamo un po'. Nuova sfida, suona una strada. Ok. Non potete capire quanto tempo io abbia perso dietro questa sfida. Non scherzo, è un mese e mezzo che lavoro a questa sfida. Quindi ho provato a batterci sopra, a strofinare, a far fischiare le gomme della macchina. Però non mi convinceva. Ma la parola rinunciare non è nel mio vocabolario. Quindi ho preso la macchina, ci ho messo i bagagli e sono andato in Ungheria. In particolare più o meno qui. E in Ungheria, signore e signori, ho suonato un'autostrada. Alza il volume un pochettino. Ok, adesso che avete capito sicuramente di chi stiamo parlando, facciamo entrare Pietro Morello. Eccoci. Ciao Pietro, che mi schitarro, hai visto? Incredibile. Cade secondo te? Cade? No, no, no. Perfetto. Siamo avanti del rischio. Tutto bene, tutto bene. Ore di treno per arrivare fin qua. Accomodiamoci. Che bravissimo. Eccoci qua. Ah. La sedia più comoda del mondo mi avete dato. È il cactus. Spettacolo. Non ci sono spine, quindi le avete tolte. Il cactus al mondo che non fa male, assurdo. Esatto. Però veramente bello. Ti spiego un po' adesso cosa accadrà. Innanzitutto devo assolutamente presentarti il nostro grandissimo chef, grandissimo Patrizio. Sensi, sì, 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 è maestoso. È maestoso. Piacerissimo. Io lo adoro. Io cosa lo adoro. Ci cucini oggi? Non posso dire niente. È un segreto, non si può dire niente. Perché noi abbiamo detto a Patrizio che saresti venuto, ha spulciato qualche video, quindi ti preparerà un piatto che ti rappresenterà. Un piatto su di me? Su di te. Non so se su tuoi capelli diretti. Così. Un piatto bianco. Come bianco, va lì. Non posso dire proprio niente, è segretissimo, segretissimo. Che spettacolo, un piatto su di me. Fantastico. Non mi hanno mai solo fatto noi, un piatto. Solo noi ci abbiamo uno chef del genere. Che programma incredibile avete già. Avete già fatto il programma più bello in cui sono stato. Che dici? Già vinto. No. Va bene. Dai. Dai. Questa TV verticale, figo. Perché non hai visto che gira. Te me l'ha fatto, sì, qua siamo. La faccio occhi chiusi. Vabbè. E volendo si può pure tornare dietro. Cioè va anche indietro. Olè. Vai, vai. Andiamo col primo. Carichissimo. E lui è... Ah, ma sì, che storia. Che storia. Sì, bro. Ci vuole anche lì tanta passione. Sì, chissà quanto... Guarda, quanti anni talento di lavoro, se viste. Ma come l'altro, eh? L'altro era un po' più studiato, questo qui è proprio talentuoso. Sì, sì, hai visto. Non tutti abbiamo un talento del genere. Sicuramente anni e anni di allenamento. E parlando di talento... Diciamo che... For the transition. Che arte, che arte. Mamma mia. Ma è la sua voce. Ma che occhi sì, ha? Sì, sì. Cioè, sta con... Sì, 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 ma aspetta, aspetta, aspetta. Senti? Ma do sto vibrato che fa, te lo giuro. Sì, ma questa transizione è incredibile. Raga, ho la pelle ad hoc. Sì, ma è pazzesco. A parte che se mi guardi così mi innamoro. Cioè, grosso così non l'ho mai visto. Cioè, quello chiama tipo il vichingo buono. È un vichingo, sì, è. Io sono abituato a vederlo piccolino. Adesso che devi andare a fare questo schermo. Puoi farlo. Allora la faccio buona. Wow, no, e poi è dolcino. Ma sì, c'ha questi occhioni blu. Mamma mia. Chef, anche per lei è dolcino.
Dulcino è bravissimo questo ragazzo, pazzesco, che è una cosa dell'altro mondo proprio. Ma tu riesci ad arrivare ad una tonalità? Riesci? Riesci ad arrivare ad una tonalità del genere, come questo ragazzo? Guarda, perché stai cercando di mettermi in difficoltà? È una sfida. Ma va! Io voglio, ma dopo la facciamo la sfida. Yeah. Purple or blue? Ah, ecco. Io mi ero emozionato. White or orange? Sì, sono orribile. Bianco. No. T'ho preso. Yellow or pink? Dai, rosa. Tutti che si chiedono, ma perché? Rosa! Ora spiegaci il perché. Che succede? Perché Giulia è una persona meravigliosamente gentile e io sono daltonico, non vedo i colori in modo corretto. Dopo ci facciamo, no! facciamo i conti, c'è una lacrimuccia che scende. Beh, spero ti sia piaciuto questo momento, ma adesso dobbiamo passare a un momento ancora più bello. Okay, ma una bella chiacchierata guarda. Alle nostre caffessioni. Alle caffessioni. Confessioni col caffè. Eccoci qui. Eccoci con il nostro caffè. Facciamo un 5 il caffè. Sì, un brindisi si usa, non si fa. Sì. Perché si batte anche, che anche. Assolutamente. Tutto giù, no, magari no. Bollente. Volevo parlarti di una cosa che secondo me è molto 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 bella e che ovviamente ti riguarda. Ho letto una frase in particolare che mi ha colpito e che hai scritto: le guerre non avranno mai fine se il colore della pelle continuerà ad essere più importante del colore degli occhi. Esatto. Vuoi parlarci un po' delle tue missioni, quelle che... Celebrissima frase ripresa da chiunque in realtà, detta da Bob Marley, detta da Bobby McFerrin, un po' da tutti. Ed è quella che mi ha spinto nelle prime missioni umanitarie, che in realtà sono nate non tanto con un senso di altruismo immediato, ma un po' come senso di avventura, no? Cioè, a 17 anni vedi gli altri che fanno le missioni, ti sembrano Indiana Jones. Infatti ho visto le foto, eri piccolissimo nelle prime missioni. E quindi sono partito un po' con quel senso di avventura, senza sapere veramente a cosa stavo andando incontro. Però quando lavori con i bambini e quando metti insieme la musica e i bambini, non puoi fare altro che innamorarti di quello che puoi fare, della potenzialità. Perché ogni volta sei lì un mese, tre mesi, però dopo tre mesi torni a casa e ti lascia un senso di gratitudine, ma anche un senso di... potevo fare ancora uno, lo potevo prendere. Infatti, ancora un bambino lo potevo prendere in braccio. Volevo chiederti una cosa in particolare: quanto tu dai a loro, ma quanto loro danno a te? Esatto. Allora, se la metti sul piano oggettivo, quello che noi facciamo, soprattutto adesso che c'è un'esperienza dietro, sono ormai anni, sono diverse missioni e quindi i progetti sono ben strutturati, puntiamo a scolarizzare i bambini, a mandarli a scuola, a dargli un futuro. Certo. Quindi a livello concreto gli si dà molto. A livello soggettivo, io senza i bambini non posso vivere, che siano i bambini, le bambine dell'ospedale, che siano delle missioni umanitarie, ti raccontano tante cose. E se io sono una persona felice e se la mia felicità è difficile da abbattere, e perché grazie a loro io ho scelto di essere felice, mi hanno proprio spiegato come si fa. Mi ha dato una ricetta praticamente. Alcuni bambini, parlandoti, ti danno proprio la ricetta della felicità. E tu, una volta che l'hai capita, il tuo unico compito è condividerla con gli altri. Per il resto sei a posto per tutta la vita. La cosa più emozionante è il fatto che tu comunque porti la musica. Tu hai scritto artista della felicità, medico della felicità, però il fatto che la musica diventi uno strumento di cura per me è una cosa veramente bella. E infatti io ti ho sempre stimato per questo motivo, ci tenevo tanto a dirtelo, però è meraviglioso. La musica è veramente curativa, non si scherza su queste cose qua, anche perché poi penso tu lo faccia insieme a loro per anche tenerli compagnia, non farli pensare ad altro, creare una sorta di sintonia tra sì, di voi. Sì, diciamo che è proprio un... Le missioni si chiamano recupero dell'infanzia, perché se tu ci pensi, sembra ad alcuni può sembrare inutile insegnare a suonare un flauto, insegnare a cantare, insegnare a giocare a scacchi, però se ci pensi, un bambino che gioca a scacchi lo togli dalla strada, un bambino che in quel momento non è in strada è occupato a fare qualcosa, certo.
e un bambino che ha l'opportunità di fare musica può mostrare anche un talento, e se mostra un talento ha possibilità di uscire dal contesto in cui si trova. Quindi la musica diventa terapia in due modi. Il primo è quello che utilizziamo noi da quando siamo bambini, no? Sei triste, ti spari Billie Eilish, pum 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 pum, pum, certo. E quindi diventi più felice. E quella è la terapia della musica che tutti riusciamo a utilizzare. E poi c'è la terapia veramente verso il futuro, quella di avvicinamento, con bambini che non parlano la tua lingua e il tuo unico strumento per avvicinarli... Però è un linguaggio. Però è un linguaggio incredibile. Universale, se ci pensi. E allo stesso modo ho visto quello che sei riuscito a fare a Torino, bellissimo a parer mio, al quinto piano dell'ospedale Regina Margherita di Torino, reparto oncologico, portare un pianoforte. Sì, sì, primo di tanti pianoforti che andranno negli ospedali. Abbiamo già in progetto di portarne altri 5 in altri 5 ospedali. E lì è forse una delle cose che... uno dei luoghi in cui ho imparato ancora di più. Perché lì ho conosciuto dei bambini e delle bambine che ho tatuati un po' ovunque i loro disegni. E... tatuaggi che infatti, tra l'altro, anche vedevo sulla chitarra tanti nomi dei bambini. Loro sì. Io ho tutte le chitarre. Che missione era? Questi qui sono gli ospedali. Ah, questa viene dagli ospedali. Dall'ospedale di Torino, questo dal settimo piano però, che è il reparto dei bambini terminali, quindi un reparto un po' più complesso, e in cui abbiamo iniziato a fare musica da 2 anni. E tutte le mie chitarre sono un po' disegnate, scritte, sporcate, tra virgolette. Però in realtà sono pulite. Sì, sì, sono 100.000 volte più bella così. Esatto. Sai come se rafforzino lo strumento? Ah sì. Hanno sì. Un valore infinito, insomma, 100%. Lo strumento. Ed è così che si spiega un po' tutto. Cioè è assurdo quando ci siamo conosciuti e mi hai detto: ok Pietro, ok, quindi hai 25 anni. No, ragazzi, 26, a 22 anni. 22 anni. Ah, perché poi... io a 22 anni che facevo? Perché poi non dimenticare, è anche ambasciatore della città di Torino nel mondo. Io questa cosa non la voglio sottolineare. Però Pietro, credimi, meritatissimo, perché secondo me chiunque fa del bene nel mondo, chiunque dà amore, merita di essere riconosciuto. No, sono... tanto pensa quando l'ho detto a mio babbo, che l'ho chiamato e faccio: Fabio, mi hanno nominato ambasciatore. Cioè, ma io adesso, poi la cosa bella è che qui stiamo parlando di questo, sui social si mostra sempre questo lato. Mm-hmm. Io ce l'ho il mio lato un po' cazzoncello, no? Penso di sì, perché tu sei un ragazzo intelligente, sei un po', ti adegui alla situazione, immagino, sì, no? Però appunto, cioè, quel lato da 22enne rimane. No, poi però ti portano in giacca e cravatta quando mi hanno conferito il premio per la pace. mi hanno chiamato 3 giorni prima. Morello, volevamo dire che lei è stato nominato per il premio per la pace. Cioè, lo stesso premio che ha Madre Teresa di Calcutta. Meritatissimo. No, io ero lì. Io ti chiedo. Me chiamano per vendermi depuratori. Cioè, non so se sia molto. Bellissimo. Ti chiedo realmente di continuare a portare la musica nel mondo, veramente, in qualunque modo, tramite TikTok e quindi facendoci vedere che sai suonare veramente qualunque cosa, tramite le missioni, aiutando in ospedale. La musica è un linguaggio che grazie a persone come te diventa sempre più universale. Io ti ringrazio, ti abbraccerei tantissimo. E dopo ci abbracciamo un sacco. Va bene. Grazie Pietro. Finiamolo, no? Finiamo. Diciamo, all'amore. Abbiamo già... alla musica e all'amore. Non tra la mettere, tra... Estate zitta, che ne sai tu di quello che sento? C'ho una fitta ma non me lamento, non mi lamento. Amore in corno, la vita mia è una bottiglia che si scola e non mi serve fra le lenzuola chi mi consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te, io che non ho paura. Nella notte scura, farrisse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo forte fra le tue carezze,
Tremo, tremo forte fra le tue carezze. Che batterista grande incredibile, Dani! Che batterista grande incredibile. Dani. Allora Pietro, noi siamo abituati a vedere le 3000 challenge che fai su TikTok e suonami questo, e suonami quel, e fai questo, e fai quel. Allora tu mo non potevi aspettarti di venire qua e non doverlo fare per forza, ma guarda, c'era l'odorino di doverlo fare, sai? Ma io ovviamente non vorrei addentrarmi in battute, ma le mangi pure le carote a casa o solamente... Sai cosa? Questa cosa qui è nata la prima volta in missione con i bambini, okay, perché non ci arrivava lo stock di flauti che doveva arrivare dall'Italia, non sapevamo cosa suonare e abbiamo costruito i flauti con le carote che erano il nostro rifornimento di cibo, poi quindi le abbiamo pelate e le abbiamo mangiate. Ah giusto, quindi soffiamo. Esatto. Che meraviglia, ma adesso ce la devi suonare. Ecco, no, ma in realtà la figata, cioè non suona, e questa è la cosa bella, suona proprio così. Oh, Harry Potter, l'hai sentito? Harry Potter, l'hai sentito? Io no. Cioè, prima come lo vedevo che scavava, esatto, con attrezzi che trovava in giro. Eh sì, ma il bello è che una cosa che nessuno si mette in testa è che la musica la puoi fare con qualunque oggetto. Però e tutti possono suonare, e come chiunque può cucinare, esatto. Vai. Vai, prego, prego. Oh, non deludermi. Non avete pretese, giusto? Piano piano, soffia piano piano. Com'era quella cosa di DC Wink? Quasi tutti possono. Aspetta, fate indovinare la canzone. Vai. Aria confusa. No, io vagabondo. Ah, cioè... precisa. E come il fatto della goccia? Come il fatto della goccia? Il fatto della goccia? Sai che non so perché è nato. Vabbè, io lo faccio. No, ma io voglio che lo faccia lui. Ah, devi dire wit. Wit. Non fa wit. Prova a farlo insieme. A dirlo insieme. No, allora, ci mettiamo stasera, ci mettiamo 4 ore e lo impari. Vabbè. Comunque qualunque cosa può suonare, con un po' di cacciaviti e incavature ce la si fa. Sei assurdo. Yeah. Aia, mi hai fatto malissimo. Mi hai rovinato la carriera da pianista. Però suona, hai visto? La differenza di porzione, che è giustissima nei miei confronti perché ho famissima. Questa è arte. È arte, cioè. Però ci devi spiegare. E infatti, raccontami questo piatto. Però prima voglio spiegarvi pure la differenza delle porzioni. Ah, ok. Ah, c'è una spiegazione. Beh, oggi ha fatto una grandissima puntata, ci ha lietato, ci ha fatto divertire, abbiamo visto i video, poi io lo seguo, quindi vedo che gli piace tantissimo la musica e l'ho voluto premiare. Ah, grazie. Questo piatto l'ho pensato per te, immaginando i colori dei tuoi capelli, bianco con questa sfumatura nera, quindi il piatto bianco con un bel nero di seppia, e spero che sia di vostro gusto. Veramente bello. Vai. Posso rompere quest'arte? Assolutamente. Io non vorrei mangiarlo perché ho paura di rovinarlo. Anche io onestamente. Aspetta che mi macchio. Avvicinati. Bene, vuoi dire? Com'è? Ah, buonissimo. Com'è? Buona? Madonna. Ma mi spieghi come fai a fare piatti così? Che io manco se ci studio anni. Buono da Dio. Cosa hai spesso? Uno spaghetti nero di seppia con... Nero di seppia e seppia, basta. Nero di seppia e seppia. Spaghetti alla seppia. 360 seppia. È buonissimo. Adoro tantissimo. Comunque, a parte tutto. Quanto ce la stiamo inventando bene la cosa. Sei sporco. Vabbè, pazienza. Vabbè, cazzo, tanto ce ne stiamo andando. C'è i denti neri. Ti sono piaciuto prima con gli spaghetti che suonavo? No, suonavi bene, suonavi bene. Diciamo che... Va. Però... Il talento c'è, ma... è da rivedere. Che giustamente... Prego. Ma mo che facciamo? Adesso andiamo a fare altro. Ma Pietro? Pietro, vabbè, sta parlando con lo chef. Però tutto bene, pure oggi. Pure oggi tutto bene. Tutto benissimo.